Una mamma doveva setacciare la farina. Mandò la sua bambina dalla nonna perché le prestasse il setaccio. La bambina preparò il panierino con la merenda, ciambelle e pan con l'olio e si mise in strada. Arrivò al fiume Giordano. «Fiume Giordano, mi fai passare?» «Sì, se mi dai le tue ciambelle». Il fiume Giordano era ghiotto di ciambelle che si divertiva a far girare nei suoi mulinelli. La bambina buttò le ciambelle nel fiume e il fiume abbassò le acque e la fece passare. La bambina arrivò alla porta rastrello. «Porta rastrello, mi fai passare?» «Sì, se mi dai il tuo pan con l'olio». La porta rastrello era ghiotta di pan con l'olio. Perché aveva i cardini arrugginiti e il pan con l'olio gli ungiva. La bambina diede il pan con l'olio alla porta e la porta si aperse e la lasciò passare. Arrivò alla casa della nonna, ma l'uscio era chiuso. «Nonna, nonna, vienimi ad aprire!» «Sono a letto malata, entra dalla finestra!» «Non ci arrivo!» «Entra dalla gattaiola!» «Non ci passo!» «Allora aspetta!» Calò una fune e la tirò su dalla finestra. La stanza era buia. A letto c'era l'orca e non la nonna, perché la nonna se l'era mangiata l'orca tutta intera, dalla testa ai piedi, tranne i denti che gli aveva messi a cuocere e le orecchie che in un pentolino e le orecchie che le aveva messe a friggere in una padella. «Nonna, la mamma vuole il setaccio!» «Ora è tardi, te lo darò domani!» «Vieni a letto!» «Nonna, ho fame, prima voglio cenare!» «Mangia i fagioletti che cuociono nel pentolino!» Nel pentolino c'erano i denti. La bambina rimestò col cucchiaio e disse: «Nonna, sono troppo duri!» «Allora mangia le frittelle che sono nella padella!» Nella padella c'erano le orecchie. La bambina le toccò con la forchetta e disse: «Nonna, non sono croccanti!» «Allora vieni a letto, mangerai domani!» La bambina entrò a letto vicino alla nonna. Le toccò una mano e disse: «Perché hai le mani così pelose, nonna?» «Per i troppi anelli che portavo alle dita!» Le toccò il petto. «Perché hai il petto così peloso, nonna?» «Per le troppe collane che portavo al collo!» Le toccò i fianchi. «Perché hai i fianchi così pelosi, nonna?» «Perché portavo il busto troppo stretto!» Le toccò la coda e pensò che pelosa o non pelosa la nonna di coda non ne aveva mai avuta. Quella doveva essere l'orca, non la nonna. Allora disse: «Nonna, non posso addormentarmi se prima non vado a fare un bisognino!» La nonna disse: «Va a farlo nella stalla, ti calo io per la botola e poi ti tiro su!» La legò con la fune e la calò nella stalla. La bambina, appena fu giù, si slegò e alla fune legò una capra. «Hai finito?» disse la nonna. «Aspetta un momentino!» Finì di legare la capra. «Ecco, ho finito! Tirami su!» L'orca tira, tira e la bambina si mette a gridare: «Orca pelosa! Orca pelosa!» Apre la stalla e scappa via. L'orca tira e viene sulla capra. Salta dal letto e corre dietro alla bambina. Alla porta rastrello l'orca gridò da lontano: «Porta rastrello, non farla passare!» Ma la porta rastrello disse: «Sì che la faccio passare, perché m'ha dato il pan con l'olio!»
al fiume Giordano, l'orca gridò: «Fiume Giordano, non farla passare!» Ma il fiume Giordano disse: «Sì che la faccio passare, perché m'ha dato le ciambelle!» Quando l'orca volle passare, il fiume Giordano non abbassò le sue acque e l'orca fu trascinata via. Sulla riva la bambina le faceva gli sberleffi.